Salve a tutti, io sono Paolo Quadrino, della rivista Orizzonte Scuola, la rubrica è Il Punto e oggi sono in compagnia di Roberto Cetera, che saluto. Ciao Roberto. Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta. Roberto è giornalista dell'Osservatore Romano, è teologo ed è stato anche insegnante di religione presso le scuole. E con lui vorrei parlare oggi dell'anima della scuola, che già è stata oggetto di riflessioni a partire da Don Milani fino a Ken Robinson. Ecco, insomma, c'è molto da dire su questo, è vero, Roberto? Sì, guarda, io ho scritto un libro che è in edicola, in libreria da una settimana insieme alla professoressa Barzotti, che insegna psicologia all'Università Lateranense. Abbiamo scelto di chiamarlo proprio L'anima della scuola. Cioè, il tema è che in genere quando si parla della scuola si parla un po' dell'hardware della scuola, cioè i contratti, l'edilizia scolastica, no, i tanti problemi che non vanno sminuiti sicuramente e che la scuola italiana affronta, ma quasi mai si parla dell'anima della scuola, no? Cioè il ragionamento è un po' quello di dire esiste una psiche anche dei soggetti collettivi, mica solo degli individui, e la scuola come soggetto collettivo aveva, può ancora avere un'anima, una psiche. Ecco, noi quello che abbiamo fatto è stato un po' un viaggio attraverso l'anima della scuola attuale, l'anima soprattutto delle tre componenti, degli insegnanti, dei genitori e degli studenti per comprendere un po' qual è lo stato dell'arte attuale. Con un risultato che devo dirti non è molto, sai Paolo, non è molto incoraggiante, nel senso che quello che abbiamo rilevato è che l'anima nella scuola latita essenzialmente perché manca, è venuto un po' meno il senso di comunità della scuola. Ecco. E allora il tema è quello, come può darsi una ricostruzione di quest'anima della scuola. Tutti i soggetti collettivi hanno sempre un'anima. Pensa per esempio anche alle aziende, no? Cioè, un'azienda di successo è quasi sempre un'azienda che ha un'anima, no? Faccio un esempio, cioè, Ryanair, no? Ha un'anima, ha un'immagine, cioè tu quando evoca un'idea, no? L'idea del viaggiare aperto a tutti perché è economico, con tante destinazioni, con tanti aeroporti minori, eccetera. E questo non è solo marketing, è un qualche cosa che se tu poi incontri il pilota, l'hostess o il manager di Ryanair, vedi che è introiettato, vive nel loro modo di vivere l'azienda, no? Ecco, nella scuola questa cosa un po' oggi è venuta meno, oggi c'è piuttosto una situazione in cui convivono, anzi coabitano, direi meglio che convivono, delle anime che sono anzi spesso in conflitto tra di loro, cioè i genitori contestano gli insegnanti, gli insegnanti contestano i genitori e contestano i ragazzi contestano i genitori e insegnanti. Insomma, c'è un clima che è lungi dall'essere comunità. Io che sono un vecchietto, ormai mi ricordo che ai tempi miei invece c'era questo senso della comunità. Probabilmente anche dato dal fatto che in quei tempi, nei tempi andati, la scuola, l'esperienza della scuola aveva una dimensione integrale nella vita del ragazzo, no? Cioè, si faceva la scuola e poi al massimo c'era il muretto. Ecco. Oggi c'è la scuola, ma poi c'hai questi ragazzi, ahimè, poverini, hanno un'agenda che sembra quella di un manager: escono da scuola, c'hanno il corso di inglese, c'hanno il corso di cosa, il nuoto, la patente di informatica, la danza e questo e quell'altro. E la scuola è diventata un di cui, un'esperienza, una parte, no, della loro vita, mentre per noi era un'esperienza piena, era la vita dello studente. E io noto con un certo, no, noi avevamo, pur facendo sega, come si dice, no, ogni tanto, provavamo piacere a stare a scuola, a essere parte di questa comunità.
Oggi io vedevo, fin tanto ho insegnato, no, questi ragazzi che non vedono l'ora di andarsene dalla scuola, che la vivono come una sofferenza. Allora, ecco, questo è poi il tema che abbiamo cercato di aprire, di indagare. Spero di esserci riusciti. Ecco, Roberto, tra l'altro lo vediamo il libro appunto di cui sei coautore, edito dalle Edizioni San Paolo. Ne hai già parlato quindi dell'hardware e del software della scuola come comunità educante, ma ecco, volevo chiedere, nel libro scrivete anche la scuola e gli insegnanti, visto che l'Orizzonte Scuola si rivolge soprattutto agli insegnanti, cosa intendi per questo? Ma sicuramente la scuola è chi insegna, la scuola è chi la fa, quindi è gli studenti e gli insegnanti essenzialmente, no? E gli insegnanti per la loro funzione ovviamente in termini prioritari rispetto agli studenti. Guarda, il libro è un po' provocatorio, lo dico, lo ammetto, lo confesso, Meglio. fa un po' le pulci a tutte e tre le componenti, no? E anche agli insegnanti. Noi quello che rileviamo è soprattutto un cambiamento della figura dell'insegnante proprio da un punto di vista sociologico, cioè ovviamente non voglio generalizzare, poi io conosco amici insegnanti splendidi, splendide persone, splendide, però ecco, è ormai prevalsa una certa distinzione tra il ruolo dell'insegnante e il ruolo dell'educatore. Insegnante è colui che trasmette le proprie conoscenze, le proprie competenze. Educatore è colui che trasmette se stesso, è colui che investe sulla relazione, no? Trasmettendo se stesso. E oggi gli educatori nella scuola tendono a scomparire, non ci stanno, sono molto pochi. Capisci? Trasmettere se stesso, ma se dentro se stesso c'è poco, che trasmetti? Allora, questo rimanda ad una serie di problemi che abbiamo affrontato un po' nel libro, principalmente la vocazione dell'insegnante. Cioè, vedi, tutti i mestieri devono avere una vocazione, no? Devono essere espressione di una vocazione. E quello dell'insegnante, credo, più di ogni altro, no? Non puoi fare l'insegnante con lo spirito dell'impiegato. Ecco, non sei un impiegato del sapere. Allora, sicuramente anche qui, di nuovo, un po' di nostalgia da vecchietto, no? I miei insegnanti molto tempo fa erano quasi tutta gente che aveva dentro di sé il sacro fuoco dell'insegnamento, no? Erano persone che già in giovane età dicevano che vuoi fare? Voglio fare l'insegnante, voglio fare il professore, no? Oggi molto spesso non accade così. Per molti, non pochi, l'insegnamento è una via di ripiego, no? Rispetto ad altre. Allora, se tu arrivi nella scuola con l'idea, vabbè, ma contento di questa cosa, ma le mie ambizioni erano altre, inevitabilmente porti dentro di te un senso di frustrazione. Che i ragazzi percepiscono immediatamente, ecco, questa è una cosa molto importante. I ragazzi sono delle spugne. I ragazzi valutano un professore non solo e non tanto in relazione al suo modo, alle sue conoscenze, alle sue competenze, ma soprattutto al modo in cui interagisce con loro. Il professore entra dentro la classe. Il ragazzo già vede la postura del professore e capisce e lo valuta e lo giudica, no? In qualche modo. Allora, ecco, c'è tutto un ragionamento da fare, intanto sulla selezione in ingresso, sulla valutazione in corso d'opera, perché comunque, come la si metta, ma oggi gli insegnanti sono tra le pochissime categorie che non sono soggette ad una valutazione del loro operato Ma e soprattutto in relazione alla relazione, con la capacità empatica e relazionale dell'insegnante. ecco, però Roberto, condivido quello che hai giustamente sottolineato, che per fortuna non si deve, non si può generalizzare, perché conosciamo benissimo Assolutamente. tanti insegnanti che svolgono in contesti anche molto difficili, particolari, no?
la loro professione in maniera egregia, non voglio dire quasi eroica, ma l'abbiamo visto anche negli ultimi anni di pandemia, quanto c'è stato impegno, quanto c'è stato cambiamento e sviluppo delle proprie capacità. Io infatti li chiamerei maestri, proprio nel vero senso della parola, proprio perché sono quelli che poi dopo ci rimangono dentro nella vita. Eh sì. Per concludere, Roberto, e tornerei forse all'inizio di questa nostra chiacchierata, cioè come possiamo recuperare quindi questa anima della scuola? Ma possiamo recuperarla cercando di, e questo è il motivo per cui ho voluto scrivere questo libro, cercando di distillare nei soggetti che sono nella scuola, che fanno nella scuola, che fanno la scuola. L'idea che ciò che è prioritario nella scuola è la relazione, è la capacità relazionale, che si sostanzia soprattutto nell'ascolto. Cioè, professori devono essere capaci di ascoltare, non solo di sentire, di ascoltare i ragazzi devono essere capaci di imparare aprendo anche il cuore, non solo la mente, quindi saper ascoltare anche loro. E i genitori, e qui sui genitori sarebbe tutto un capitolo E quello, sì, quello è un capitolo a parte. è un po'. Lo rimandiamo un'altra volta, diciamo, Va perché bene, va bene, altrimenti va bene. giustamente tu hai rilevato che c'è una carica di provocatorietà dentro questo libro, ma è una provocatorietà, credimi, non polemica fine a se stessa. Vero. Come dire, anche laddove, infatti nella prefazione Andrea Monda, il professor Monda, che è il mio direttore qui all'Osservatore Romano, lui l'ha rilevata, dice, si due provocano in questo libro, ma è una provocazione che ha come origine, come sorgente, ma anche come fine, un grande amore per l'educazione, per la scuola e per chi fa la scuola. Correggere, ce lo insegna Gesù, è una forma d'amore. Certamente, tra l'altro, nel libro mi piace l'idea che tu poni anche domande oltre a cercare di dare delle risposte, e soprattutto si ragiona su alcune parole essenziali, su alcune componenti appunto della scuola, genitori, studenti, docenti, e anche quello che appunto tu hai definito all'inizio l'hardware e il software della scuola, no? Quindi la parte un po' più E burocratica. domande, sai, io penso adesso, non ricordo bene, ma penso di averlo scritto nel libro, le domande sono la capacità di fare domande, sono una parte essenziale del lavoro dell'insegnante. Noi veniamo ovviamente dall'esperienza, soprattutto no, dell'insegnamento della religione, eccetera. Per esempio, il bravo insegnante di religione non è quello che spiega la dottrina. La dogmatica, la Anche dottrina qui è un capitolo a morale, parte. sessuale, ma è quello che sa suscitare domande. E attenzione, perché a dare risposte siamo bravi tutti, ognuno ha le sue risposte. Poi in questo mondo polarizzato, lo scontro tra le risposte è la costante quotidiana. Ma saper fare delle domande, fare domande intelligenti, domande che suscitino il senso dell'esistenza e della formazione all'esistenza è un pochino più complicato. Lui guarda Paolo sui social, no? Tu guarda quando sei su Facebook, no? Noi spesso ci dialoghiamo su Facebook, no? Sì. Ci E guarda, e tu si vedi mai un confronta. post che finisce con un punto interrogativo? Mai. Difficile. Ognuno declama il suo No. assoluto indiscutibile, no? La sua propria indiscutibile convinzione, ma mai uno che chiede, che domanda, che chiede, dice io vorrei capire, vorrei qui, vorrei là, eccetera, eccetera. Ed è attraverso appunto ascolto e domanda che si costruisce la relazione. Lasciami Dici bene, concludere con una Roberto. cosa. Dici Lasciami bene, dici concludere con bene, una ma. cosa, che se noi non riconduciamo la formazione del ragazzo dall'insegnamento alla educazione, come dicevo prima, no? La differenza, la scuola rischia di le conoscenze. Paolo, oggi tu apri internet, trovi tutto, trovi tutto. E i ragazzi spesso gli dicono, ma
Che bisogno ho da andare a scuola? Su Wikipedia ne sa più del mio professore di filosofia, di storia, di questo, di quell'altro, eccetera, Per non eccetera. parlare dell'intelligenza artificiale che adesso sta facendo passi da gigante. Esatto, ma quella la vedrai tu che sei giovane, io. No, magari. Allora, ricostruire l'anima della scuola significa appunto ricostruire questa dimensione che l'intelligenza artificiale o Wikipedia non possono darti, che è quella della relazione, no? Il processo di crescita è un processo difficile, anche doloroso per alcuni aspetti, no? Che necessita di marciare insieme, di marciare tutti insieme. Ecco, queste tre componenti, noi diciamo nel libro, vanno ognuno un po' per conto suo. Paradossalmente, nell'epoca della comunicazione globale, la comunicazione vera, tende sempre più a impoverirsi. Ma Roberto, infatti la scienza appunto insegna a porsi le domande, no? E proprio i più grandi scienziati sono quelli che riescono a farsi le domande giuste, perlomeno, e a cercare laddove possibile le risposte. Senti, io ti ringrazio tanto per le tue riflessioni e per gli spunti che Grazie a te. ci hai dato. In bocca al lupo per il libro. Credimi. E speriamo, ecco, che la scuola possa in questo periodo di grandi cambiamenti. Tra l'altro, adesso c'è questo piano, il PNRR, che darà a disposizione delle scuole anche delle risorse economiche importanti che speriamo che possano essere utilizzate al meglio per gli studenti e non soltanto per acquisti di oggetti, ma anche per ripensare, riformulare l'esperienza della scuola. Ma io sono Lasciami dire fiducioso. un'ultima cosissima, una piccolissima alla fine. Abbiamo voluto dedicare il 27 maggio prossimo Don Lorenzo Milani compie 100 anni. E abbiamo voluto dedicare questo libro a Don Lorenzo, che non aveva studiato pedagogia, ma che per il nostro sentire rimane il più grande pedagogo di questo secolo passato. Hai fatto bene ad anticiparlo ed è una cosa che tutti abbiamo e terremo ben presente perché va ripreso, ristudiato e riapprofondito nuovamente. Dai, Assolutamente. ti Grazie ringrazio, Paolo, grazie a buon voi che ci lavoro. ascoltate, buon lavoro a voi. Ciao. Ciao.